2 anni dalla prima volta che lo abbiamo visto in azione e 4 dal suo annuncio. Ma ora sembra proprio che il 2023 sia l'anno giusto per The Lord of the Rings Gollum, titolo targato The Dalek Entertainment che amplierà la lore del mondo creato da Tolkien con una nuova avventura. Ma com'è stato espandere un universo già così famoso e amato? Gli sviluppatori si sono lasciati sfuggire qualche dettaglio. Quello realizzato da The Dalek è un prodotto particolare non solo per il soggetto scelto, ma anche per il modo in cui si approccia al personaggio principale. Negli anni sono stati pubblicati molti titoli dedicati alla saga di Tolkien, ma questo è il primo gioco che entra davvero nella mente di uno dei personaggi principali del libro, stando a quello che hanno dichiarato gli autori. Un'affermazione che ci permette subito di capire l'intento alla base dell'opera, trasformarci in Sméagol e farci vivere la sua dualità con Gollum. Come afferma il designer Joel Grebel, è la storia ciò che conta di più. È l'elemento che spingerà a proseguire nell'avventura perché racconterà qualcosa che non è mai stato detto prima. La trama si svolgerà circa 8 anni prima dell'inizio delle vicende narrate nella Compagnia dell'Anello. Frodo e l'Anello sono nella Contea, con l'Hobbit ancora ignaro del pericoloso viaggio che lo attende. In questo periodo storico le forze oscure di Sauron catturano Gollum, dal quale riescono ad estorcere il nome Baggins, iniziando così il proprio viaggio verso le terre dei mezzuomini. Tuttavia, questa fase dell'esistenza di Gollum è per gran parte un mistero, con The Dalek che si è rimboccata le maniche per riempire i buchi. Un'operazione svolta interpretando lo stile di Tolkien e creando qualcosa che sia degno della sua mano, nonostante si tratti ovviamente di un procedimento rischioso. I veri giudici saranno naturalmente i fan più sfegatati del Signore degli Anelli, che pretenderanno che ogni singolo dettaglio sia perfettamente credibile e ben inserito in una storia che ha già un finale. La nostra speranza è quella di vedere Gollum! Iscriversi al canale di multiplayer.it. Sì, il canale di multiplayer.it. Il tesoro. Alla fine dell'avventura per rimanere sempre aggiornato. Sì. Ma nel frattempo potete sempre portarvi avanti voi. Il team di sviluppo non sembra aver preso il proprio compito alla leggera. I suoi membri spiegano di aver ovviamente letto i libri e visto i film, ma anche di aver studiato le note di Tolkien sulla trama e sul suo processo di scrittura. Gli autori hanno spulciato tutto quello che esiste del Signore degli Anelli e ancor prima di iniziare lo sviluppo si sono resi conto di quanto poco sapessero di un mondo così vasto. Decisivo si è rivelato anche il supporto di un esperto di Tolkien che ha studiato l'autore per tutta la sua vita. Ciononostante, va specificato che, per quanto non sia tra gli studi più noti al grande pubblico, The Dalek non è uno sviluppatore di secondo livello quando si parla di narrazione. Il team, infatti, è responsabile di svariate avventure grafiche molto amate come la saga di Deponia, quella di Edna e Harvey, ma anche di The Whispered World, A New Beginning e I Pilastri della Terra, tanto per citare un adattamento. Titoli elogiati per la propria scrittura, ma soprattutto molto diversi tra loro in termini di stile e obiettivi narrativi. Gollum è quindi nelle mani di un team poliedrico che sa come raccontare una storia. Garantito. Ma cosa sappiamo del protagonista? Quel che è certo è che si tratta di un'anima spezzata in un corpo ormai deforme e la doppia natura di Sméagol Gollum rivestirà un ruolo centrale all'interno dell'esperienza. Ci saranno infatti varie scelte da compiere che porteranno a diverse conseguenze e sarà interessante scoprire quale impatto avranno sull'avventura. Anche le caratteristiche fisiche di Gollum sono state sfruttate per realizzare un sistema di gioco che si adatti a dovere alle armi a disposizione dell'ex Hobbit. Il protagonista non è un abile combattente, ma sa come muoversi furtivamente e soprattutto sa arrampicarsi, caratteristiche che hanno generato un gameplay basato sull'esplorazione e sulla componente stealth. L'avventura ci condurrà in location che non abbiamo mai visto, come l'interno della Torre di Sauron, Barad-dûr, luogo in cui si concentrerà la prima metà del gioco. Si tratta di un'area massiccia che punterà molto sulla verticalità e sulle diverse possibilità di approccio alle situazioni di gameplay. Gollum può colpire alle spalle i nemici per eseguire eliminazioni furtive, ma per la maggior parte del tempo sarà nostra premura trovare una strada che ci consenta di proseguire inosservati. Si tratta di una zona che racconterà anche qualcosa sul versante narrativo semplicemente con il proprio aspetto. Ci troveremo ad affrontare un vero alveare di mostri che vivono e lavorano, un luogo di malvagità dominato dalla paura e dalla morte. Muoversi al suo interno dovrebbe quindi rivelarsi un viaggio impegnativo non solo in termini ludici, ma anche a livello emotivo.
Infine, tra le novità inserite da Daedalic faranno la loro comparsa anche dei personaggi originali. Gli autori hanno spiegato che potremo incontrare ad esempio una serie di umani malvagi, spie di Sauron che lavorano all'interno di Barad-dûr anche a fianco degli orchi. Nello specifico sarà presente anche un personaggio cresciuto dentro la torre. E non vediamo quindi l'ora di scoprire in che modo lo abbia deviato un ambiente così maligno. Daedalic Entertainment è nota innanzitutto per le sue capacità narrative e solo dopo per il gameplay delle sue opere. Non a caso The Lord of the Rings Gollum è un'opera focalizzata sulla storia e gli ultimi dettagli diffusi dallo studio ci hanno permesso di scoprire l'approccio del team allo sviluppo. Riempire i buchi lasciati da Tolkien è rischioso, ma se fatto a dovere potremmo ritrovarci tra le mani uno dei migliori titoli dedicati al Signore degli Anelli. Dal punto di vista del gameplay purtroppo non abbiamo ancora certezze, ma il 2023 è appena cominciato e ci sarà tempo per le conferme. Secondo voi l'obiettivo di Daedalic è troppo ambizioso o è una missione alla sua portata? Diteci la vostra nei commenti, mentre qui a fianco trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!